C'è un disegno di legge che propone il percorso attraverso il quale arrivare a sentenza più rapidamente. È un disegno di legge proposto dal governo che prevede la possibilità anche di aumentare i tempi di prescrizione, ma contemporaneamente privilegia una serie di snellimenti del percorso processuale penale. Noi continuiamo ad auspicare che il Senato licenzi rapidamente questa legge, quindi la posizione del Presidente del Consiglio è la conseguenza di una posizione che non abbiamo preso oggi su questa vicenda, ma che è la conseguenza di una posizione che abbiamo assunto quando abbiamo presentato i 12 punti sulla riforma della giustizia. Il disegno di legge sulla prescrizione è fermo da più di un anno. Allo stesso tempo da cui è fermo il resto della riforma del processo penale, io auspico... È della minoranza responsabilità. No, la responsabilità in questo momento basta andare a vedere in Commissione Giustizia chi è che sta in qualche modo frenando. Faccio presente che la Commissione Giustizia aveva anche detto che è stata bloccata per moltissimo tempo sul tema delle unioni civili. Quello di Renzi è un attacco alla procura berlusconiana, di salsa berlusconiana, come dice qualcuno. È ridicola questa, ovviamente non c'è nessun attacco. Io peraltro come sottosegretario al Ministero della Giustizia sono tra quelli più impegnati insieme al Ministro Orlando affinché ci sia un'accelerazione dei tempi dei processi, perché questa è una richiesta che viene da tutti i cittadini. Chiunque abbia interpretato come un attacco alla Procura, chi dice siamo pronti a venire in qualsiasi momento, non abbiamo nessun legittimo impedimento, siamo assolutamente interessati affinché si vada a sentenza, dice una stupidaggine piena di, diciamo così, conseguenze dal punto di vista anche della disinformazione. Però la riforma della prescrizione è ferma da più di un anno. Perché? Di chi è la colpa? Perché? E non sarebbe la risposta migliore farla questa riforma? La riforma della prescrizione non solo, diciamo così, è in questo momento in discussione e si sta affrontando all'interno del Parlamento, ma è anche una delle priorità di questo governo e del Ministero della Giustizia. Siamo di fronte ad un classico caso, come in tante altre situazioni, soprattutto sulle riforme della giustizia, in cui questo governo ha fatto molto. Sottosegretario, ci riproviamo. Di chi è la colpa che è un anno che la riforma della prescrizione è ferma in Parlamento? Ma probabilmente dei tempi parlamentari che dovrebbero essere resi più rapidi, questo sicuramente. Detto questo, il governo è impegnato e sta andando nella direzione di farlo. Quindi nessuna responsabilità del nuovo centrodestra? Il nuovo centrodestra in questo momento ha una presenza all'interno del Parlamento che su alcune misure, come voi sapete anche per esempio su tutto il dibattito difficile sulle unioni civili, ha teso a rallentare, ma ciò non toglie che noi andiamo avanti con le riforme. Ma lei pensa che sia un attacco della magistratura verso il governo e che sia un'inchiesta orologeria? Ma non ci penso proprio, anzi io la ringrazio la magistratura ogni volta che ci fa fare pulizia. Vede poteri forti invece contro il governo? Poteri forti? Io ai poteri forti non credevo neanche quando ero bambino, perché secondo me i poteri veri sono quelli che si vedono, non quelli che non si vedono. Quindi Boschi spacca? A invocare poteri forti? Ma no, ma io penso che non stesse parlando di poteri forti occulti.